Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Guardate chi è tornato con noi. Bianca! Ciao! Bianca, che cosa vogliamo fare oggi insieme? Allora, oggi faremo il biscotto di Squid Game. Per chi non conoscesse questa serie, è una serie che sta andando molto di moda su Netflix. Se mi è piaciuta. Di cosa parla? E questa serie praticamente parla che hanno preso delle persone che sono povere, hanno dei problemi economici e sono stati presi per farsi i giochi. Se sbagliano vengono eliminati, ma nel vero senso della parola. E in uno di questi giochi c'è appunto questo biscotto con all'interno una forma che loro la devono togliere le parti in eccesso e deve far venire la forma. Adesso è difficile da spiegare, dopo lo vedrete. E che cosa ci serve per fare questi biscotti? È semplicissimo, ci serve lo zucchero e il bicarbonato. E delle formine. Ah, e delle formine, sì. Possibilmente una padella vecchia, perché non si sa se viene. Ah, non ti avevo detto, una volta l'ho provato con la Nicole e stavo per bruciare casa. Bene! Abbiamo un attimo motivo per provare. Ovviamente. Non capirei come si faccia. Colpatelo comunque se va a fuocare. Ancora meglio, benissimo. E adesso ci spostiamo e vi facciamo vedere che cosa facciamo. Sì. Abbiamo messo la carta da forno in questo piatto. E sarà il piatto dove metteremo il composto. Appunto, il fornello deve essere basso. E al fornello ci vado io, perché a fuoco ci vanno gli adulti. Fuoco basso. Così va bene, Bianca? Sì. Vieni da di qua. Cosa dobbiamo mettere? Spiega tutto te. Allora, metteremo 5 cucchiai di zucchero, perché noi comunque ne dovremo fare due biscotti, quindi ne metteremo abbastanza, no? Uno. Ma anche di più, cioè non ci sono quantità per questo biscotto. 3. Ti ho detto che non ci sono quantità in questo biscotto. 4. 5. E infatti noi ne mettiamo 6. Lo facciamo sciogliere a fuoco basso, giusto? Sì. E quando si sarà sciolto ci aggiungeremo il bicarbonato. E in questa parte bisogna essere veloci, perché quanto aggiungete il bicarbonato allo zucchero fa reazione comunque e inizia a crescere. Infatti quanto si versa il bicarbonato bisogna essere subito veloci a versarlo nel piatto in cui abbiamo messo la carta da forno. Ok. Ci vediamo quando lo zucchero sarà sciolto. Guardate come sta diventando il composto e noi tra poco aggiungeremo il bicarbonato. È ora di aggiungere il bicarbonato, Bianca? Aspettiamo che si sciolga anche qualche grumo. Dai che si sta bruciando. Basta, basta, basta. Gira. Gira. E guardate che ecco, vai, mettilo subito qua. Mettilo subito qua. Mettilo adesso. Sì, lo metto. Mettilo. Ok. Un po' qua, va bene. Un po' qua. Ok, e un po' qua. Bravo. Ecco. Apriamo. Eccoci. Ecco, adesso con un bicchiere faremo le formine. Ok, adesso questo è quello che stiamo facendo. Il cuore è mio. No, il mio è il cuore. Il cuore di Bianca, scusate. E questa specie di fiore, albero. Cappello, non so, albero, è mio. Chi riuscirà? Appunto, abbiamo versato il composto e poi abbiamo subito messo la formina. E le formine, appunto. E adesso stiamo aspettando che si asciughi. Abbiamo dovuto rifarlo. Brucia. Vado. Oh, dai, ti sta venendo bene il colore stavolta, meglio dell'altra volta.
sa una puzza terribile. Bianca, spiega che cosa abbiamo combinato. Praticamente si era staccato il biscotto perché si era spostato il coso. Si era spostato il piatto e si era staccato tutto, quindi allora, era inutile farlo vedere. Girami il piatto. Facciamo dall'altra parte. Intanto schiena quello te. Aspetta, via. Appunto bisogna mettere subito questo, così. Facciamo un po' di meno, ma non importa, faremo una cosina più piccola. Vabbè. Togliamo questo. Dai che si asciuga, dai che si asciuga. Vai, faremo una formina più piccola. Vai un po'. Schiaccia. Schiaccia, ok. Non troppo. Vabbè. Ok, va bene così. Dai, togli. Lei, mettiamo la formina dell'albero lì e il cuoricino di qua. Ok, tieni qua il bicchiere. Ok, teniamo il bicchiere, lo mettiamo qua. Ci serve un po' di composto. Un po' da te e un po' da me. No, mettilo da te, scusami. Te ne hai molto. Basta così. Un po' di... Perché comunque non dobbiamo fare proprio la formina come i biscotti, perché sennò il gioco sarebbe appunto già fatto. Dobbiamo... Cosa stai facendo? Sto facendo un casino! Che mi importa? Ci rifaremo. Va bene così. Appunto, allora bisogna fare solo la formina. La formina, aspetta un po', vediamo un po' se la Bianca, se la mia formina è venuta bene. Sì. Oddio, aspetta però. Allora. Ok, quindi queste adesso... sono le nostre due formine. Adesso le stacchiamo dalla carta da forno con un coltello. C'è un altro coltello? Ce n'è un altro, sì, me lo so. E quindi la prendo qua. Qua bisogna stare attentissimi. Attentissimo. Sono fatta io. E adesso? Aspetto la Bianca, anzi l'aiuto, perché io sono la zia brava, l'aiuto. Vai. Vada. Vai, togliamo questo. Quindi questo è il risultato, questo è un po' bruttino, non so perché è giunto. Aspetta che lo rimedio. Grazie Bianca per rimediare i miei danni. Non guardate il pasticcio che stiamo facendo. Adesso Bianca, che cosa ci serve? Ci servono due stuzzicadenti. E giochiamo. Passiamo. Prendiamo la propria formina. Piano. Io lo faccio qui sopra, te fallo lì. Io lo faccio qui. E vediamo. E dobbiamo rompere. Una mi si è rotta con le mani. Io ho paura. Dai. No, ma te devi seguire la forma. Sto seguendo la forma. Rompendo. Ma vediamo. Perché non mi dai nella forma? Perché te devi stare. Non voglio morire. Vai. No, mi sei rotto. Come, raga? Ok, non possiamo entrare a Speed Game. Guarda, mettili qui che abbiamo fatto un epic fail. Guarda, mettili qui che li facciamo. No, non è un epic fail. Siamo morti. Aiuto! E vabbè. Se ci provate voi a casa. Guarda, è scazzato. Comunque, io lo volevo assaggiare, non so te. E se voi ci provate a casa, fateci sapere se ci siete riusciti. Che cosa dire? Ci vediamo al prossimo video. Com'è Bianca? Che schifo! Abbassati che lasciate. Like. E iscrivetevi al canale. Ciao. Ciao. Ciao.